Si sono svolti questa mattina a Casa Canditella, nella chiesa di San Gregorio Magno, i funerali dell'ex europarlamentare Antonio Del Duca, che si è spento martedì a Pescara all'età di 94 anni. Medico oculista, è stato anche sindaco di Casa Canditella dal 56 al 79. Nel 1968 venne eletto deputato per la prima volta nelle file della Democrazia Cristiana. 4 anni dopo fu nuovamente eletto con oltre 51.000 preferenze. Nel 1976 venne poi eletto deputato per la terza ed ultima volta ed inserito nella Commissione parlamentare per la legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale e nella rappresentanza italiana all'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa. Subentrò come deputato europeo ad Emilio Colombo nell'aprile dell'80, dopo essere stato candidato alle elezioni del 79 fra le liste della DC, e poi venne riconfermato a Bruxelles nel 1984, occasione nella quale vennero girate queste immagini per un documentario sull'Unione Europea realizzato dal collega Giuseppe Forte. La visione di questa Europa unita che ci ha dato la pace per tanti anni e che oggi ancora propone dei problemi nuovi, che sono i problemi del lavoro, che sono i problemi sociali, che sono i problemi regionali, sono tutti quanti problemi che statisti come Alcide De Gasperi avevano prospettato tanti anni fa e che oggi ancora reggono il campo. Del Duca è stato una delle migliori figure della Democrazia Cristiana non solo nel Parlamento italiano ma soprattutto all'Assemblea europea, ha ricordato il segretario regionale dell'UDC Enrico Di Giuseppe Antonio, che ha così espresso il cordoglio del suo partito per la scomparsa dell'ex parlamentare che per una singolare coincidenza è morto nello stesso giorno di un altro grande esponente della DC abruzzese, il presidente emerito del Senato Franco Marini, del quale questa mattina a Roma si sono celebrate le esequie in forma privata nella chiesa di San Roberto Bellarmino.